Pace e bene, cari fratelli e sorelle, ben trovati. Siamo giunti alla penultima domenica del tempo ordinario, Matteo 25, 14:30, la meravigliosa parabola dei talenti. Ecco, il Signore continua a parlarci delle cose ultime, cioè continua a volerci svegliare perché viviamo una vita piena, protesa all'incontro con Lui, affinché non sciupiamo tutti i doni che Egli ci fa, presi dalla pigrizia, dalla negligenza, dalla trascuratezza o peggio ancora dal male. Entriamo un po' in profondità in questo testo, di cui appunto il cuore, il centro, è il far fruttificare i doni che Dio ci ha dato, vivendo la vita come dono da donare. Noi in genere, quando pensiamo a che cosa siano i talenti, come prima cosa pensiamo alle capacità naturali da far sviluppare, oppure quelle capacità particolari che Dio ha fatto a ognuno. Esempio, il talento dello sport, della musica, dell'arte, perché appunto talento in italiano ci richiama capacità. In realtà, prima il Signore intende dirci altro, questo fa anche parte, ma non è il primo significato. Se ci fate caso, qui si parla di un padrone che lascia questi talenti, che il tempo del Signore indicava una quantità d'oro, il talento era una misura d'oro consistente, siamo oltre i 30 chili, quindi milioni di euro, quindi lascia dei beni preziosissimi a questi suoi servi e se ne va. Per poi ritornare. Ci ricorda un po' il Signore che se ne sale in cielo con l'ascensione e aspettiamo il suo ritorno nell'ultimo giorno, che non sappiamo quando è. Intanto, quando Lui ci chiamerà con sorella morte, sicuramente lo incontreremo. Quindi, questi doni che il Signore ci lascia, anzitutto, che cosa possono essere? In questo caso, è il suo regno, è la sua parola, la sua grazia, i sacramenti, in un certo modo lo Spirito Santo, dunque la grazia, il regno di Dio. E sono doni preziosissimi che ci dobbiamo chiedere, ma noi che ne stiamo facendo? Somigliamo a quelli che li stanno facendo fruttificare? Dunque, che ne stiamo facendo del Vangelo? A volte parliamo agli altri di Gesù, proponiamo l'incontro con Lui, la nostra fede contagia qualcuno, la nostra speranza, siamo persone che incoraggiano, che spronano, che spingono, o siamo così, tra virgolette, e scherzosamente detto, corvi del malaugurio, oppure in preda alla dea lamentela, sempre a raccontare ciò che non va e a far la gara a chi gli va peggio. La nostra carità sta facendo percepire un po' d'amore alle persone che incontriamo. Siamo riflesso dell'amore di Dio, abbiamo a cuore chi ci sta accanto, dedichiamo tempo, attenzioni, a cominciare dalla famiglia, dalle persone che hanno bisogno, a chi incontriamo, al povero. Insomma, che ne stiamo facendo dei doni di Dio? Il suo perdono che riceviamo nella confessione si sta tramutando in capacità di costruire ponti, in una maggior misericordia. Il ricevere il suo corpo mi sta portando a riconoscere Gesù che soffre nella carne dei poveri. Ecco, chiederci che ne stiamo facendo dei suoi doni. Poi, di conseguenza, dietro a questo significato possiamo vedere anche tutte le capacità che Dio ci ha dato, tutti i doni con cui ci ha beneficato, dalla famiglia, al lavoro, alla salute, a tutto quello che gli possiamo mettere, dunque chiederci, ma noi, il dono della vita, il dono di tutto ciò che Dio mi ha dato, cosa ne sto facendo? Vedete, noi tante volte ci fermiamo a pensare al fatto che qui il Signore dia talenti diversi e quindi ce la prendiamo e dici, ma non è giusto, ma perché a uno di più e all'altro di meno? Vedete, a tutti viene dato un quantitativo smisurato, cioè qualcosa di preziosissimo. A ognuno il Signore affida secondo le sue capacità, secondo il progetto che ha su ognuno di noi. Il punto non è pensare, ma a me è dato di più, ha dato di meno, a quello gli ha dato quello, a quello gli ha dato l'altro. Diceva un antico detto che il Signore è come se avesse affidato a ognuno di noi un messaggio da portare all'umanità, cioè ha affidato a ognuno di noi una missione e ci ha equipaggiato con quei doni, quelle capacità necessarie per compiere la missione che ci ha donato. Ognuno di noi, unico e ripetibile, come un fiore in un giardino,
unico, meraviglioso, con caratteristiche particolari. È la nostra unicità, nessuno è fotocopia di nessun altro. Sarebbe sciocco e inutile confrontarci gli uni con gli altri, perché ognuno di noi è unico, sognato da sempre, non esistono fotocopie. Guardate già solo le dita delle mani, se fossero tutti pollici non riusciremmo ad afferrare gli oggetti, invece nella loro diversità sono una ricchezza, ti permettono di prendere per esempio gli oggetti, questo è qualcosa di meraviglioso. Ognuno il Signore gli affida i doni, le caratteristiche, le capacità, ma soprattutto gli affida se stesso, il dono più grande, perché possiamo portare frutto. E nella parabola subito quello che ne ha ricevuto 5, quello 2, li mettono in gioco e li fanno fruttificare. Farli fruttificare, affidarli ai banchieri, significa metterli nel cuore degli altri, vuol dire donarsi, vuol dire condividere, vuol dire mettere a frutto con impegno e per il bene i doni ricevuti. Ma a un certo punto c'è pure il terzo servitore che nasconde il talento e quando il padrone lo chiama a rendere conto dice: ho avuto paura, io so che tu sei un padrone severo, l'ho nascosto, eccotelo, tienitelo tu indietro. Primo punto, quest'uomo dice di aver paura, dunque il suo problema da quanto ci sta dicendo è uno: non ha fatto fruttificare questo dono perché? Perché ha un'idea sbagliata del suo padrone. Pensa che il suo padrone sia un padrone duro, cattivo ed esigente. Vedete, tante volte, fermiamoci a questo primo livello, tanti cristiani, sapete perché rimangono mediocri? Perché hanno un'idea sbagliata di Dio, non hanno scoperto la bellezza del Signore, non hanno capito che dono sia l'averlo incontrato, cosa significhi la salvezza, cosa significa prendere sul serio le parole di Gesù, non si mettono davvero in gioco e camminati verso la santità, e allora non evangelizzano, allora non vivono la vita comunitaria, e allora nel mondo non fanno la differenza, perché non hanno davvero dato il cuore a Gesù e non ne hanno capito la bellezza, la grandezza, rimangono sempre un passo indietro, un po' come questo qui che per paura, ha paura di Dio, ha le sue idee sballate. Quante volte la paura, abbiamo un'idea sbagliata di Dio, ma quante volte la paura ha la meglio nella nostra vita e ci impedisce di fare il bene possibile, o per paura di sbagliare, o per paura del castigo, o per paura del giudizio di chi mi sta davanti. Qui il punto non è non aver paura, perché paura per una cosa o per un'altra ce l'abbiamo tutti, e la paura è un'emozione fondamentale della vita umana che serve come autodifesa. Il punto è riconoscere quelle che sono in questo caso le nostre paure con l'aiuto di Dio e della sua grazia, provare man mano a prenderne consapevolezza e provare ad affrontarle, soprattutto quando si tratta del bene, dell'amore. Il Papa diceva: preferisco una chiesa incidentata che esce piuttosto una chiesa intatta che sta dentro rinchiusa. Così è l'amore. Bisogna avere il coraggio di osare, di fare un passo incontro all'altro. Se ho paura del rifiuto, del giudizio negativo, un passo non lo muoverò mai. Ma il padrone a un certo punto, quando gli risponde, ci fa capire che il problema era ancora un altro, però non è solo la paura, perché gli dice: scusa, ma se tu avessi avuto paura e tu sai che io sono severo, eccetera, avresti in qualche modo impegnato quel talento che ti ho dato, ma tu non l'hai fatto, e lo chiama servo, malvagio e pigro. Quindi ci fa capire che quello avrà avuto pure le sue paure, ma alla fine accampava scuse. Quel talento l'ha preso e l'ha messo via, non lo ha fatto suo, l'ha messo da parte senza utilizzarlo perché è stato cattivo, cioè ha vissuto per se stesso, ha chiuso il cuore nell'egoismo, è stato incapace tra l'altro di donarsi. Quante persone non solo rimangono mediocri, ma vivono unicamente per tirare a campare, unico obiettivo della vita: morire in salute, unico motivo della vita è avere una bella casa, unico motivo della vita è avere il più possibile. Ma che vita è la vita di uno che ha avuto tutto e non ha imparato ad amare? Alla fine sarà un fallito, perché l'unico vero fallimento è quello di non morire santi, è quello di non aver imparato ad amare, non esserci riscoperti amati. Lo chiama servo malvagio e pigro, perché si è fatto pure prendere la pigrizia. Quante volte per pigrizia omettiamo di fare il bene? Ma non c'ho voglia, e ci rigiriamo. Come la porta gira sui cardini, così il pigro si rigira nel letto, dice un passo nel libro dei Proverbi. Quindi fare attenzione a queste brutte compagne di non avventura ma di sventura, potremmo dire. E il Signore conclude, io con lui:
Toglietegli quello che gli è stato dato e datelo a chi ha 10 talenti, perché a chi ha sarà dato. Ecco, qui il Signore ci fa entrare una dimensione, a chi ha ascoltato, cioè chi sta accogliendo queste parole e facendole sue dunque si apre ad amare, a donarsi, a chi ha dunque ascoltato e amato. Sarà dato, perché quando tu ascolti, accogli e ti apri all'amore, cresci, la vita veramente cresce in te, vai di gioia in gioia, di pienezza in pienezza. Il Signore ti dona sempre più possibilità di donarti, di fare del bene, sempre più occasioni per donarti e offrirti. Ma a chi non ha ascoltato, a chi non ha dato, sarà tolto anche quello che pensa di avere o quello che aveva, come a dire chi ha vissuto per se stesso finisce per perdere se stesso, come chi cerca di trattenere il fiato finisce per asfissiare. Chiediamo questa grazia al Signore, il suo sogno è farci entrare nella sua gioia, cioè che viviamo una vita piena. Dio ci ha fatto i suoi doni e non aspetta altro che li utilizziamo. Che brutto sarebbe fare un regalo e sapere che uno non l'ha voluto utilizzare. Ci verrebbe da dirgli: ma perché non l'hai usato? Non ti è piaciuto? Ecco, il Signore ci ha elargito tutti i suoi doni, ma ci chiede: come li stai usando? E se non li stessimo usando, perché non li stai usando? Chiediamo invece di far sviluppare, crescere e fruttificare questi doni, di vivere in pienezza, perché siamo nati per non morire mai, per donarci e amare e un giorno entrare nella gioia e nell'amore eterno, pace e bene.